Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Silvia e oggi vorrei parlare insieme a voi di alcuni profumi che ho comprato negli ultimi mesi e di cui non ero ancora riuscita a fare il video. Quest'estate, durante le mie malattie, insomma, sono stata malata 2 settimane col Covid, ero un po' giù e allora ho guardato tutti i profumi che c'erano su Notino e mi sono lasciata un po' ispirare, ho sognato un attimo, mi sono fatta ispirare dai miei sogni e ho comprato dei profumi. Allora, scusate la luce, ovviamente domenica mattina c'è un freddo fuori pazzesco. Iniziamo. Partiamo da che cosa? Da uno che ho comprato più per l'aspetto. 007 for Woman. Più da esaurita collezionista forse. Perché aveva una forma che mi piaceva un sacco ed è la granata. La forma di granata di questo profumo. Packaging bellissimo, intagliato e comunque mi viene anche da dire, non so, antico, minimalista, ricorda quei bei bicchieri. Non so, dico minimalista, no, perché è una forma davvero essenziale, la sfaccettatura triangolare che ha ogni lavorazione, che lo dà. È qualcosa di raffinato, ma che comunque richiama una sorta di semplicità. Ma a me ricordano i bicchieri che ha mia nonna, i bicchieri di cristallo di mia nonna. 007 qui con la pistola. E sentiamolo. Buono, questo lo metto in uso. Poi faccio il video un po' sui profumi autunnali. È un profumo fiorito. Adesso io mi limito a questo perché appunto è un video haul. Comunque. È un profumo fiorito che rimane abbastanza dolce in un primo momento e adesso che vi sto parlando è già ha già preso un non so che di carattere abbastanza ambrato, quasi cupo. È un mix, è veramente buono, devo dire. Li ho usati ormai mesi fa la prima volta ed ero rimasta un po' così. Da alcuni di questi profumi che avevo scelto sotto un impeto descrittivo, un po' sognante, e su cui mi ero fatta io un sogno sopra, ecco. No, è un bel fiorito, ma secondo me andiamo pure su una nota ambrata in fondo, che gli dà un certo carattere, ecco. Ma poi per ogni profumo avrà il suo momento. Poi finalmente, perché ho già presentato un altro video quest'estate dove ho comprato un profumo di Kenzo, che era quello che inizialmente volevo, sbagliando, ho comprato questo. Questo l'ho comprato però da Keddies. Ero andata là, credevo di comprare l'altro profumo che poi ho presentato, Kenzo Ward, anche questo è Kenzo Ward, una delle varie riedizioni. L'avevo comprato credendo appunto che fosse l'altro perché io qua dentro sentivo la peonia e la pera, che era ciò che volevo sentire nell'altro profumo. E quindi lì ho sentito e ho detto sì, ok, è quello. E invece mi sono confusa io, avevano solo questo tra l'altro, però a me l'olfatto mi aveva dato quell'idea così fresca che ho pensato che fosse quello. E poi appunto a casa invece mi sono accorta che era un altro, era comunque nei miei preferiti, nella mia lista dei desideri. L'ho preso, sì, buono, sì, mi piace. C'è questa freschezza iniziale che ha comunque a me, io sentivo appunto la pera e la peonia, ma in questo momento sta virando sulla liquirizia, quindi è un profumo che si attacca al precedente, a quello da cui deriva. E poi si sposta a una nota un po' più, per me, più marina, un po' più acquatica, un po' più, chiamo un po' di liquirizia, di mirto, di mare, non so, poi
anche lui appunto ne parleremo, non voglio dire niente adesso perché non conoscendo le note non so neanche se riconosco e vorrei essere sicura di riconoscere la nota giusta perché magari poi l'olfatto ti frega, cioè è bello anche così perché a volte è bello anche riconoscere altre cose in un profumo che a volte insomma sono più cose condizionate da dei ricordi che non da altro e quindi ti immagini di sentire certe note. Perché insomma, magari la liquirizia ricorda il mare e io la metto abbastanza marina come profumo. Poi ho preso questo profumo qui, True Love, di Elizabeth Arden, credo che sia, perché il pack è tutto da Elizabeth Arden. Sì, Elizabeth Arden, ok, non è scritto nel pack, ma questo qua è proprio la sua linearità, è la linearità di tutti i suoi profumi, leggermente vetro, leggermente rosa, ma no, è il profumo che è leggermente rosa, di colore. True Love l'ho comprato per le note olfattive e invece non le sento, non è mio, non mi piace. E questo... È un fiorito troppo forte per me, mi ha fregato, io mi aspettavo della frutta. Mi aspettavo un frutto, mi sembra che anche qui ero stata colpita dal fatto che avesse delle note di pera, credo. Comunque, questo profumo è stato un flop, nel senso che niente, mi aspettavo delle note fioruttate e invece lo sento quasi esclusivamente fiorito, ma la parte di fiore che a me non piace. È quel fiore bianco che a me dà fastidio. Andiamo a un altro profumo che forse non me lo ricordo più. Goupier and Silk ancora. Goupier and Silk, avevo l'altro nero che ho già fatto vedere in un video e quindi non potevo non avere il suo gemello, insomma, però questa volta è oro. Liang e Vaniglia. Ovviamente un altro perché li volevo lì in mostra. Mi piacevano. E vediamo un po' cosa ci regala questo profumo. Allora, prima impressione è un profumo che sa di anice. Mi ricorda l'anice. Ecco. In realtà, riflettendoci, Yang Yang proprio mi disturba. Se c'è la vaniglia, sì, sarebbe fantastico se sapesse solo di vaniglia. No, c'è questo Yang Yang che mi disturba e insieme tutte e due appunto mi fanno pensare all'anice. E va bene, dai, riparlerò, deciderò in quale stagione metterlo. Magari fra un mese mi darà un'altra impressione e riuscirò a utilizzarlo in una stagione diversa da questo, quindi vediamo. Ho fatto quindi due top e due flop. Rimane tutto in mano agli ultimi profumi. Ho voluto prendere un profumo in olio Tofa Arabo. Attaccata dalle note descrittive, non mi ricordo quali siano. E da lì, e perché aveva anche questo pack così lussuoso, cioè sembra simil lussuoso, dai, va bene, diciamo simil lussuoso, opulento, che mi ricorda quasi Batik. Ed è in olio, quindi ha un cosino così, io lo appoggio un attimo sul polso. Questo mi piace. In teoria in olio sono i profumi che andrebbero meglio per l'estate perché resistono di più sulla pelle, non evapora, non avendo alcol che poi fa evaporare il profumo. Questo è buono, è delicato, da ciliegioso, mi sembra un po', mi ricorda un po' la ciliegia. Sì, l'avevo preso per l'estate, ma io lo metterei adesso. Lo metterei in autunno-inverno, dire la verità. Come carattere, corpo, lo stesso, non è un profumo fresco. Poi, ultimo profumo,
per me è il top e lo lascio per ultimo. Ed è un profumo di Salvatore Dalì, Dalissima. Dalissime. Dalissime. Lui l'ho preso per le note e in realtà hanno ancora un altro di lui che ho intenzione di prendere, che riguarda, che richiama un po' ancora questo di Peck, che richiama un po' lo stesso Peck, perché nei commenti ho letto che era insomma un profumo con un forte richiamo classico. E allora questo è il profumo, il Peck, bellissimo. Questi pack suoi che rappresentano sempre il suo stile. Preso per le note fruttate. No, è veramente bello. Ah, questo finalmente arriviamo al profumo fresco. In realtà, fiorito. Pensavo più fiorito che fruttato in realtà. Cioè, pensavo di aver preso un profumo più fruttato che fiorito. E invece è un fiorito anche qui. Sento un forte richiamo classico, come acqua di colonia classica. Sì, un'acqua di colonia, vero sì, classica, ma qui è stato aggiunto un qualcosa di più, un qualcosa di più piacevole, ecco, che non il classico. E va bene, questo qui allora li metterò tutti in coda ai miei bei profumi, ai profumi di Dalì, i profumi con il pack più strani. Magari faccio un video di questo genere. Dulcis in fondo, con il profumo abbiamo finito, ma volevo far vedere questa cosa qui che ho comprato, che mi piaceva tantissimo. Un trio di gloss di Elizabeth Arden. Quello che mi piace di più è questo, il rose gold centrale. Pensato che fosse un bel pensierino, insomma, per Natale. Per oggi è tutto, spero che questo video haul vi sia piaciuto. Dei profumi poi parleremo dettagliatamente man mano che li uso. E penso di iniziare anch'io magari una rubrica come fa Amy di Cuba Libre, canale Cuba Libre. Perché è carina la sua idea, oddio, lei fa una rotazione a settimana e fa il video i miei profumi della settimana, ecco, magari io non riuscirò a fare tutte le settimane, quindi magari faremo un video dove estraggo a caso i profumi del mese, ecco, potremmo fare una cosa così. Comunque vi invito a guardare il canale di Amy, perché a me piace sempre ascoltarla. A me piace davvero ascoltarla quando descrive i profumi e mi tiene un sacco di compagnia, ecco. Grazie mille per essere stati qui con me anche oggi. Se non volete perdervi il mio prossimo video, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Un grosso bacione a tutti, da Silvia.